ragazzi, stiamo andando a casa di Simone, però invece di passare per la strada passiamo per di qua, in piena campagna. Ah, c'è pure Mario. Stavolta però il video lo sto facendo col mio cellulare, perché Mario c'ha cagato il cazzo che lo fa sempre male col suo cellulare. No, no, ho detto cellulare, lo sto facendo con la mia telecamera. Ma è tuo, mica è mio, è mio. Ecco. Lì c'è, ci stanno i binari della stazione in fondo a tutto. Però noi non ci vogliamo andare. Ci andremo un altro giorno. Ok, dobbiamo passare per di qua. Poi dopo finiamo in fondo a tutto. Speriamo di non incontrare cani. Ha detto Simone. Allora, in fondo a tutto là sta una specie di costruzione. Ha detto Simone che una volta ci è andato e sta tutto chiuso, una cosa del genere. Mo noi chiaramente non ci andiamo, dobbiamo arrivare a casa di Simone, al vico di Simone, perché quella affaccia sulla terra. Speriamo di non trovare ostacoli, tipo trovare cani o qualcun altro, oppure coltivatori che ci urlano. Aspetta, dove ci troviamo? Sei tu. No, aspetta, aspetta, vediamo, aspettate un attimo. No, aspetta, fatemi orientare. No, aspetta, fatemi orientare. Andiamo là, in fondo a tutto. Vieni con me. Andiamo, non ti preoccupare. Però veloce per di qua, eh. Non lo so com'è, ma qua tengo un brutto presentimento. Oddio. Quanto è mais? Mais è stato trebbiato, vedete? Mare tu, severo e dolce padre mio. Fai placare l'uragano. L'ingiustizia che c'è qui. Mare tu. Ma che ne sacci? Mare dolce padre. Eccolo là il vico di Simone. Oh mio. Sì, allora. Wow! Ho un ottimo senso dell'orientamento. Sono riuscito a trovare la casa di Simone. Che bello. Eccolo là, lo dicevo, là sta la casa di Simone. Il vico suo. Perché quello affaccia sulle campagne. Sta un muretto che fa finire il vico. Marone, guardate Mario dove sta. No, per questo video, cioè, lo devi chiamare vlog, perché questo qua non è un'esplorazione. Non è un'esplorazione. Oh, dovete... Ah, è vero, è sta su... Però sta sul tuo canale, quindi chiamalo vlog, se no mi arrabbio. Vi devo dire una cosa. Noi abbiamo fatto un secondo episodio dove andavamo ad esplorare, che praticamente c'era, è uno spiazzale dove nessuno... Oh mio Dio, no, sta chiuso il cancello. E dove cazzo passiamo, mo? Perfetto. Perfetto. Aspetta, vediamo se per dirla si può... Ecco. No. Avevamo fatto un secondo episodio che stavamo ad esplorare uno spiazzale che stava chiuso. Che nessuno lo usava, però era cementato. Mo, no. L'avevamo fatto il video, però... Era un video mio, sì, che ce la ricordiamo, che ci vuole. Era un video mio, però Mario ha avuto la bellissima idea di non pubblicarlo. E di non pubblicarlo e di eliminarlo dal cellulare, perché si è dimenticato di pubblicarlo. Poi dopo, quando ha visto, si è dimenticato di pubblicarlo. Poi dopo, siamo sicuri che quella è la casa di Simone? No. A me non mi pare. Chiama, sì, la casa di Simone. No, no. Vedi? No, no, là ci sta una casa, là. Vabbè, si è dimenticato di pubblicarlo. E quando si è trovato che lo dovevo eliminare, quel video, era convinto di averlo pubblicato. Quindi rendetevi conto che sfaccimmo. Mario, si nome sfaccimmo. Ma fangola. Aspetta, vieni con me. Eccola là, la casa di Simone. Sì. Solo che hanno piantato i broccoli. No, ma io tengo un po' che paura. No, aspetta. Ma no, perché dice voi stanno malintenzionati. No, perché spero di arrivare a casa di Simone. A casa di Simone prima che faccia buio. Definitivamente, perché c'è una leggenda in Giappone che dice che stanno dei teschi giganti per le strade di campagna, buie, senza illuminazione, vabbè. Mo a gente, vero. Mamma mia, di quella è la macchina di Sagese. La mia professoressa. Mo dice fresca. Quella macchina rossa. Vabbè, tanto da lontano non mi può riconoscere. Mo la gente ci vede e dice, ma che è quei zingari?
Qua che cosa hanno seminato? Niente, l'erba. Mamma passava là. Oh, meno male che nelle campagne ci sta sempre un minimo di spazio che collega ogni campagna. No, Mario, non correre, sennò dopo arrivi in fondo a tutto che non ce la fai più. No, nello qua sta la professoressa mia, abita là. Che ciuga. Che infatti mo mi sono ricordato che quella sta abita là, per questo ho visto la sua macchina. Allora, ragazzi, mo noi continuiamo per la strada normale perché stanno i broccoli. Come? No, il muretto è troppo alto perché possiamo passare pure per dove stanno i broccoli. Vedete quel coso che sto indicando io? Quel coso più basso, aspettate, mi faccio lo zoom. Ecco, quel muretto lì, là sta abitare Simone, in quel vico là. Noi adesso continuiamo a passare per di qua, aspettiamo, continuiamo a fare video. Là sta abitando i broccoli, li ci metti rapa, se non mi sbaglio si chiamano così. Eppure perché dopo il muretto è troppo alto per passarci. Continuiamo a passare per di qua. Guardate quanto abbiamo fatto. Ecco, stiamo proprio, vum, proprio in fondo a tutto. Noi abbiamo iniziato a fare i video solo quando a metà del percorso. Ma oh, per ora tengo un perfetto senso dell'orientamento. Sono riuscito a trovare a individuare dove era la casa di Simone. Dimone. Aspetta, mo ci andiamo sotto il muretto, vi facciamo vedere. Non dobbiamo chiamare? No, stiamo facendo il video. Bravo. Deve essere una sorpresa. Quante cassette? E eccolo! Mare tu, severo e dolce padre mio, fai placare l'uragano. Mario, fai cagare. Vai qua, oh, puttano. Ah, figlio puttano. Vai qua, Mario. No. Butta il cellulare. Prova ci sono sta mazza. Ok. Dai! L'ho buttato. Tu. Lo sapete, Mario tiene 5 a scienze. Non è vero. Quello è il muretto. Se me li sbaglio già, io ho fatto lo zoom, sì, ve l'ho fatto, però io devo cagare il cazzo, va bene? E va bene. Vogliamo salire per il muretto? Perché noi avevamo detto che dobbiamo fare soltanto strade di campagna. Okay. E abbiamo fatto sta strada. Ok, quanto stai minuti? 7 minuti e 45. Vabbè, ragazzi, arriviamo al muretto, poi dopo credo che sia meglio chiudere il video. Attenzione a non bagnarti perché le cime di rapa sono sempre tutte bagnate e umide. Che c'è? Aspetta, c'è qualcuno sul muretto. Vabbè, quello è il muretto. Dai, Vabbè, eh. Ciao ragazzi.